Buongiorno a tutti ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo e velocissimo video. Sono qui per aiutarvi nella sfida che dice di trovare gli anelli fluttuanti a foresta frignante, ragazzuoli. Come vedete, foresta frignante è questa qui e vi faccio vedere bene bene dove si trovano. Quindi vi faccio vedere il percorso prima di tutto, perché si trovano tutti sopra gli alberi. Quindi, visto che foresta frignante è piena di alberi, andiamo a vedere dove si trovano. Io sono atterrato qui e vi consiglio di fare la sfida in rissa squadre perché serve un po' di materiale. Ci troviamo sul promontorio, ragazzi, dove c'è proprio la cassa qui a fianco all'alberello. Premetto che spero che la sfida funzioni, perché tutte le volte c'è qualche bug che dopo 5 minuti non funziona più la sfida. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se riuscite a fare la sfida, che sono molto curioso di saperlo. E niente, fatemelo sapere, scrivetemi se no qual è il bug o qual è il problema, che vediamo se riesco a risolverlo. Allora, primo anello da trovare è su questo albero qui, vedete, questo qui è un pochettino più scuro, che è esattamente questo qua, ragazzi. Quindi salite un pochettino e, come vi faccio vedere anche dalle immagini che vi mostrerò, sulla punta più alta dell'albero si troverà proprio l'anello fluttuante, ragazzi. Si trova proprio in cima all'albero e sarà semplice semplice da prendere. Da qui ci dirigiamo verso sud, seguitemi, vi faccio vedere proprio il percorso con il deltaplano, che si chiama rissa squadre. Ci dirigiamo verso sud, non tocchiamo il terreno, non so come sia possibile, e poi da qui l'altro albero è questo qui, tra i due, questi due attaccati, è quello più a nord, quindi questo qui, e saliamo anche qui per farvelo vedere dove si trova bene. Saliamo, saliamo. È questo qui l'albero, è questo che vedete a sinistra. E in cima, proprio all'albero, si troverà l'anello. Quindi lì c'è la mini autorità e qui troverete l'altro anello fluttuante, come vi faccio vedere sempre dalle immagini in sovraimpressione. Ok? Da qui ci dirigiamo di nuovo verso sud perché l'altro albero da prendere in considerazione è questo qua. Diciamo, sono tutti in linea, questi qua, li vedete. L'altro albero è questo qui, ragazzi, quindi ci dirigiamo sempre con il nostro deltaplanuccio, prendiamo un po' di altezza così farmiamo, cioè sprechiamo meno materiali, e l'albero in questione è quello lì che vedete illuminato. Facciamo un po' di scale, saliamo e andiamo all'alberello. Eccolo qua, questo è l'altro albero su cui concentrarsi. Di lì di nuovo la mini autorità, vedete tutte le scale che ho fatto finora per salire sugli alberi. Questo è il terzo anello. Andiamo a vedere gli ultimi due dove si trovano. Uno si trova su questo albero qui, e andiamo velocemente a prenderlo prima che arrivi la safe. Quindi questo è l'albero in questione, sarà là sopra. A fianco, vedete, qua c'è il cespuglio. Si sale e si sale sull'alberello e si trova l'altro anello qui. L'ultimo, invece, se non ricordo male, è questo albero qui. Vediamo se riesco a farvelo vedere prima che non arrivi, prima che arrivi la safe. Quindi prendete in considerazione questa curva della strada. Qui c'è un albero un pochettino più piccolo. Noi dobbiamo andare su questo qua, un po' più grosso. Quindi, vediamo, fastidio troppo la safe. Come al solito si vede ben poco. Ma l'alberello in questione, lo vedete, è quello lì pingato, quello un po' a sinistra del ping. Quindi saliamo. Qui c'è quello un pochettino più piccolo che vi ho fatto vedere dalla minimappa, sperando che ci basti i mazzi. Perfetti, perfetti. Quindi servono tanti mazzi, vabbè, io ne ho sprecati un po' più del dovuto. L'ultimo anello si troverà proprio qui. Io spero che il video vi sia stato utile. Mi raccomando, guardate bene le posizioni nella minimappa che vi ho fatto vedere per trovare gli alberi corretti. E un bel like, condividete con tutti questo video. Noi ci vediamo al prossimo video e in live su Twitch per i regali dallo shop. Buona continuazione a tutti e ciao ciao!